direttore amministrativo della Guglielmo Marco, scuola primaria Guglielmo Marco. Scusatemi, ma ci sono stati cambiamenti, perché doveva esserci il sacerdote Don Vincenzo Iacovino, che insieme al comitato e alla commissione alla prima edizione del Pane dei Lentini 2010 ha ritenuto la classe terza A meritevole del premio Bondà. Alla classe ne verranno donati anche i libri della libreria Rizieri. Perché già l'anno scorso è rimasto al primo posto, quindi vuoi dire qualcosa? Come vedi il totem a Marco? Cosa fai? Gli cantiamo delle canzoni insieme ai miei compagni e gli diciamo alcune cose belle. Gli danno continuamente la mano, continuamente stanno mano nella mano, Anna Rita, Caterina, Mina, Simona, tutti, ma questi bambini in particolar modo, non manca mai la loro mano nella mano di Marco, mai. Volete aggiungere qualcosa? Allora, prima della sorpresa finale facciamo un ringraziamento per il sostegno e il generoso contributo a Rizieri Libri, che abbiamo visto che ha donato appunto i libri ai ragazzi, al comune di Lauria, all'Eco di Lauria nella persona di Mario Lamborghia, sempre tanto paziente, attivo e disponibile, a Bloisi Santo per la collaborazione. Si ringrazia ancora il dirigente dell'ITIS Natale Strafalce, che ci ha permesso di realizzare la manifestazione in questa sala meravigliosa, il direttore amministrativo Domenico Di Lasso, il tecnico Giuseppe Vitale e il personale ATA. Si ringraziano inoltre le scuole partecipanti, le autorità intervenute, il nostro dirigente Enzo Araggia e tutti coloro che a vario titolo hanno creduto e sostenuto la nostra iniziativa. Ora c'è una sorpresa finale, come poco fa vi anticipavo. C'è l'esibizione musicale di Riccardo Manfredelli, studente del liceo classico Nicola Carlo Magno, e Belia Necco, studentessa dell'ISIS Ruggero di Lauria, che cantano Grazie perché di Gianni Morandi. Intanto che si prepara questa esibizione, invito il professor Lavalle a salire sul palco per farci ascoltare un'altra poesia. Scritte da persone diversamente abili. È una preghiera composta da Kierkegaard, campione sportivo, costretto su una sedia a rotelle a seguito di un grave infortunio. Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. Domandai a Dio che mi desse salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. Gli domandai la ricchezza per possedere tutto. Mi ha fatto povero per non essere egoista.
gli domandai il potere, perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per godere la vita. Mi ha lasciato la vita perché io potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà. Le preghiere che non feci furono esaudite. Sii lodato, o mio Signore, fra tutti gli uomini nessuno possiede quello che io ho. Lontano, tendo la mano.
perché riuscite a trasmettere delle emozioni veramente eccezionali. Dicono che non riesce a volare soltanto chi non ha le ali, voi riuscite a volare. I sogni che avete vi fanno volare, è vero? È vero. Grazie per queste emozioni. Allora, prima di concludere questa serata, allora non ringrazieremo mai abbastanza per il loro sostegno e generoso contributo Rizzieri Libri, il comune di Lauria. L'eco di Lauria nella persona di Mario Lamboglia, ci tengo a sottolineare la sua splendida collaborazione, la sua disponibilità. Ogni qualvolta la scuola chiede aiuto, Mario Lamboglia risponde. Poi ringraziamo il direttore, il dirigente dell'ITIS, Natale Strapace, che ci ha permesso di realizzare la manifestazione in questa meravigliosa sala, il direttore amministrativo Domenico Di Lascio, sempre disponibile, il tecnico Giuseppe Vitale e il personale ATA. Chiamo qua le mie colleghe, gentilmente, se arrivano, e Rossana che ci ha aiutato questa sera a condurre magnificamente questa serata. Allora, la serata, vogliamo sottolinearlo ancora, è soltanto una serata che non serve ad apparire, serve a far conoscere le meravigliose creature che abbiamo a scuola, degne, veramente meritevoli di questi riconoscimenti che ci danno questi esempi. E vorremmo che questo progetto, vogliamo che questo progetto continui anche durante l'estate. Durante l'estate si staccano i buoni bambini, voi lo sapete, si mette la data e si staccheranno a settembre. La Banca del Sorriso continua tutta l'estate, non si arresta in nessun modo e speriamo in nessuna scuola, va bene? Grazie a tutti per la vostra partecipazione.